l'arte è la cosa che più di tutte è vicina a Dio, ma non perché ci avvicina a Lui, ammesso che esista, ma perché è un perfezionamento dell'impresa di Dio. Dio, se Dio esiste, ha creato il mondo e gli artisti lo integrano, lo perfezionano, lo arricchiscono. Per cui un capolavoro d'arte, una grande scultura, una grande pittura, quello che noi vediamo davanti a delle cose che ci costringono a essere meravigliati e stupiti, un capolavoro di questa natura, e sono tanti, ma alcuni in maniera più sonora, più stereofonica quasi, ci fa pensare che la mano di Dio ha guidato l'uomo, o l'uomo ha proseguito l'opera di Dio, per cui una cappella come questa oggi c'è, ma non perché l'ha creata Dio, ma perché l'ha creata l'uomo perfezionando l'opera di Dio. Il primo atto è questo, di sentire come l'arte ci avvicina a uno status divino, lo spirito di creazione. La parola creazione vale per il creato e vale per queste cose che prima sono natura, cioè sono una montagna, dentro la montagna ci sono delle pietre, quelle pietre vengono estratte, la pietra più perfezionata è quella di Carrara, pulita, dentro quella pietra, come indicava Michelangelo, c'è una forma che l'artista estrae, come se tirasse fuori l'anima, quindi è una scoperta, come arrivare negli abissi e trovare dei coralli o una qualcosa che è scoperta dentro. Beh, in questa fattispecie però la scoperta deriva dalla forza di estrazione, che è l'estrazione della perfezione dentro la pietra, dentro il blocco di marmo di Carrara, che sembra che avesse dentro quello che l'artista estrae. Qui sono tutti artisti che hanno lavorato col marmo di Carrara, che è ovunque disseminato nel mondo, e hanno lavorato teleguidati da una sorta di Leonardo in diversa dimensione. Leonardo aveva una dimensione che era di creazione universale, qualunque cosa, l'elicottero, l'aereo, l'automobile. Lui ha creato alcune macchine spettacolari, teatrali, alcune legate all'arte militare, mi riferisco a Raimondo di Sangro, ma più di tutta la sua impresa umana ha voluto che rimanesse questa cappella della sua integrità, nella quale ci sono anche due testimonianze di ricerca sperimentale insieme a Giuseppe Salerno, un medico palermitano, per riuscire a far capire, oltre lo scheletro e l'anatomia del corpo, quali fossero il sangue e le vene che tengono vivo il corpo. Quindi ha cristallizzato le vene, le arterie, con un procedimento che fino ad oggi non è stato compreso e che qualcuno pensa che sia in realtà artificioso, cioè che non siano in realtà delle cristallizzazioni di arterie, ma siano quasi delle sculture, dei fili che rappresentano quello che è l'intersecarsi del sangue del nostro corpo. Questa meraviglia, che è stupefacente sul piano, diciamo, della coniugazione tra scienza e artificio, sta nella cripta dove doveva essere, come testimonianza della formidabile trasfigurazione creativa, anche il Cristo velato, che è qua. Giustamente è stato portato a questa altezza perché è un'opera che, più che essere scoperta in una cripta al buio, dove sicuramente era illuminato da delle torce, è vista qui, in parte con la luce del giorno, in parte oggi con la luce artificiale, che se avesse potuto Raimondo di Sangro avrebbe creato, cioè di quelli che sicuramente non erano contro la modernità. Nel suo testamento ipotizza anche che altre sculture possano integrare e sostituire queste, se mai qualcuno fosse più bravo, e sicuramente avrebbe desiderato inventare l'energia elettrica. Questa è arrivata per aumentare la meraviglia, consentire che anche di notte, anche se con le torce fosse perfino più suggestivo, noi possiamo vedere illuminata a giorno questa cappella, cui lui dedica alcune pagine del suo testamento, affidandola agli eredi perché la conservino anche nelle iscrizioni così com'è, come un omaggio a Dio, alla potenza spirituale di Dio attraverso la potenza materiale di San Martino, che è un grande scultore napoletano, versato in diverse tecniche, fra cui l'argento e il legno dei presepi napoletani, celebre per molte immagini di presepe, e qui perché ha rubato la ricetta della scultura inventata da uno scultore veneto che si chiama Antonio Corradini, che ha fatto queste immagini velate, che però hanno fortuna anche
in età neoclassica e stimoleranno l'entusiasmo e lo stupore di Canova, che dichiarò che avrebbe dato 10 anni della sua vita per poter fare una scultura come questa, il che, dimostrando non solo l'umiltà del grande artista, ma anche la perfezione della tecnica di un suo ipotetico maestro, visto che lui fu allievo di un maestro che sicuramente era amico di Corradini. Corradini viene da Este, inventa questa pudicizia in cui il velo serve a meglio vedere il corpo, nasconderlo e farlo vedere, e in cui interviene con un effetto di trompe-l'œil formidabile, come se un terremoto avesse colpito il basamento e spezzato la lapide, che invece è solo puro artificio. Quindi artificio barocco nello spirito di quel barocco che a Roma ha la sua centrale più prepotente e potente con Bernini, che ha dei terminali anche qui nello scultore Andrea Bolgi, che lavora nella chiesa di San Lorenzo, e poi soprattutto a metà Settecento nella fioritura straordinaria di questa cappella, che è una cappella post-barocca ma che ha tutto lo spirito di quel barocco che Marino aveva indicato nella formula e del poeta il film La Meraviglia. La parola meraviglia è quindi centrale. Parlo dell'eccellente, non del goffo, quindi di chi ha veramente capacità e virtuosismo. Chi non sa far stupir vada alla striglia. Quindi il compito dell'artista è stupire. E quale maggiore stupore di questo effetto del velo sotto il quale si vede il corpo dell'amata madre di Raimondo di Sangro, o della rete che il Queyrault, lo scultore che si conosce per poche opere, ha voluto per rappresentare il vizio e le passioni che avevano avvolto, avevano imbrigliato la vita del padre Antonio, che poi viene con da questo genio alato, da questo angelo, liberato da quella rete per alzare il suo spirito verso il cielo. Quindi due allegorie, entrambe con vela e rete, esempio di grande virtuosismo e di liberazione da una condizione di prigione del velo e della rete a una condizione di libertà, che è quella del corpo che diventa spirito, esce, sale verso l'alto. Tutto questo poi con altre sculture di diversi artisti e scuole, con continui riferimenti agli elementi di natura, che ci sono anche nel Corradini, come una natura che concresce sull'arte, e poi il coronamento al centro qui, ma l'opera più compiuta, che è il Cristo velato, che è ragione di una frequenza di visitatori straordinaria, e questa cappella privata che è meglio tenuta di qualunque luogo pubblico e che è pubblica nei fatti e che ha la forza di attrazione della scultura di Jacopo della Quercia, dell'Aria del Carretto, della Pietà di Michelangelo o del Davide di Michelangelo. Cioè, così come uno vede quel Davide come esempio di bellezza maschile, qui viene a vedere questo Cristo che in realtà ha un corpo dissimulato sotto la veste che sembra quasi consumare il corpo, e attraverso la luce che cade con diversa incidenza sulla scultura far sentire un'anima che esce dalla materia. Una scultura straordinariamente moderna che dimostra la discendenza di San Martini da Corradini. Da quest'opera è partito, e Corradini aveva fatto anche il bozzetto per questa. San Martini invece lo trasfigura, lo trasforma, ne tiene conto solo per l'elemento, diciamo, costruttivo, l'elemento di ideazione del velo, ma quel velo fa diventare quasi una cera che consuma la forma e la fa diventare spirito. Esattamente un'idea di una sindone che in qualche modo mostra il corpo che non c'è più. Qua il corpo è come se squagliasse. In questo devo dire che San Martini ha fatto un'opera così sorprendentemente sorprendente, così commovente, così imprevedibile, che è diventata la ragione di una formidabile attrazione. Siamo alla metà del Settecento, i lavori qua cominciano negli anni 40 del Settecento e proseguono fino al 1770, lasciando incompiuto il pavimento, su cui dà indicazione che venga terminato dagli eredi con la cura di Francesco Celebrano, che è uno degli autori delle sculture oltre che del pavimento. Ma in questa collocazione anche impropria, c'è un elemento che sembra andare oltre l'arte, come capita ad alcuni capolavori, che risultano quasi più forti della loro forma, cioè risultano un'idea assoluta, tanto che io ho chiuso la conferenza di presentazione di questa cappella con un paragone con uno scultore che forse non era mai stato accostato a San Martino, ma che non nella tecnica ma nell'effetto lo richiama, che è Medardo Rosso, grande scultore di inizio secolo scorso, che in cera aveva fatto delle immagini apparentemente senza forma, ma che con una luce tagliente,
una luce precisa e sempre quella, restituivano le forme che emergevano nel rapporto fra la cera e la forma, quindi scolpita, e la luce. La sensazione che si ha davanti al Cristo morto di San Martino è che la luce gli dia diverse vite nelle diverse ore del giorno, fino a farlo diventare puro spirito, che credo l'intenzione profonda che ha mosso lo scultore partendo da Corradini ad arrivare a questa immagine unica in cui lo spirito prevale sulla materia. Grazie.